Un incendio di minime proporzioni, fortunatamente, ma che ripropone la questione delicata della riserva d'Annunziana a Pescara, quello accaduto sabato scorso nei pressi del laghetto. Fiamme domate in poco tempo dai vigili del fuoco intervenuti tempestivamente, ma il drammatico ricordo dell'estate di 3 anni fa è ancora vivo e bisogna sempre fare tesoro delle lezioni che la realtà ci impone. Dato per certa la causa dell'incendio di sabato pomeriggio, assolutamente accidentale, è necessario adottare misure di prevenzione ed anche di sorveglianza. Intanto questa mattina riunione tecnica presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Pescara per prepararsi a dovere in vista della calda stagione. Abbiamo colto l'occasione dell'ultimo evento incidentale per studiare più attentamente le problematiche legate all'incendio della Pineta, anche alla luce di quello che è accaduto nel 2021. E quindi con i funzionari tecnici appartenenti al comando di Pescara abbiamo cercato di analizzare le criticità che si sono poste durante l'intervento di sabato per cercare di trovare delle soluzioni e prepararci ad eventi eventualmente anche più gravosi. Problematiche relative alla vostra capacità di intervento, lì grossi mezzi o in Pineta non possono entrare, quindi è complicato anche da parte vostra intervenire. Il problema è che ci siamo accorti che all'interno della Pineta ci sono delle porzioni, delle superfici anche abbastanza ampie dove non è possibile accedere facilmente e velocemente con i mezzi di soccorso più grandi, più pesanti, quelli che tra l'altro portano i maggiori quantitativi di acqua e la maggiore potenza di spegnimento. E quindi da questo punto di vista vorremmo fare delle analisi, dei sopralluoghi anche eventualmente con gli altri enti coinvolti per cercare di capire se c'è la possibilità di trovare delle vie di accesso più funzionali al soccorso tecnico urgente. Inoltre abbiamo studiato la mappatura della rete idranti esistente, che devo dire è fatta bene e funziona bene, l'abbiamo anche provata nei mesi scorsi, per cercare di integrare questa rete idrica antincendi protettiva nei confronti della Pineta, cercando di penetrare all'interno della Pineta e quindi dare ai vigili del fuoco la possibilità di attingere delle risorse idriche ulteriori con questa integrazione. E poi c'è il discorso prevenzione, soprattutto adesso che ci stiamo avvicinando alla stagione calda, è fondamentale informare i cittadini, anche magari questo è un suggerimento, con della cartellonistica o addirittura con il coinvolgimento di associazioni di protezione civile che possono fare anche un servizio di sorveglianza. È fondamentale far crescere nell'opinione pubblica questa problematica e mettere a conoscenza dei cittadini quelli che sono i comportamenti adatti, che non sto qui a ripetere, sono sempre gli stessi. Bisogna evitare l'utilizzo di fiamme libere, di accendere sigarette, buttare mozziconi di sigarette accese. Il problema grosso è che la Pineta ha un sottobosco molto florido, presenta piantagioni di piccola pezzatura che sono facilmente infiammabili e che quindi possono costituire intanto l'inizio di un incendio, la proporzione del quale poi può indurre una sollecitazione termica sulle piante d'alto fusto. A quel punto diventa più problematico, nel momento in cui i pini, le piante d'alto fusto prendano fuoco, gestire l'intervento, anche se, soprattutto quando troviamo delle condizioni meteo sfavorevoli.